SCP-019 deve essere collocato in un ampio braciere in una stanza di cemento armato di 3 metri x 3 metri x 4 metri, provvista di inceneritore. La stanza deve essere tenuta a 0 gradi centigradi quando non è attivo l'inceneritore. Una camera d'osservazione separata da una vetrata deve essere utilizzata per l'osservazione costante di SCP-019. E qualora venissero notate delle manifestazioni di SCP-019-2, l'inceneritore deve essere attivato. In caso di sommossa di SCP-019-2, le armi da fuoco comuni sono adatte all'eliminazione individuale delle manifestazioni e in caso di una sommossa di massa, anche i lanciafiamme possono essere efficaci. SCP-019 deve essere tenuto in posizione verticale per tutto il tempo. SCP-019 appare come un vaso di ceramica molto grande con 1,8 metri di diametro della bocca ed altra 2,4 metri. Stile di decorazione indicano che è stato creato nella Grecia classica, anche se la datazione conclusiva è impossibile, dato che la superficie è totalmente infrangibile con qualunque mezzo noto. Se viene scovato un metodo funzionante, si procede alla distruzione di SCP-019 per motivi di prevenzione. Periodicamente, delle entità emergono da SCP-019. Collettivamente, sono conosciute come SCP-019-2. Le entità variano per numerosi aspetti, ma tendono ad essere piccole, vagamente umanoidi, anche se possono avere caratteristiche umanoidi, e sono estremamente ostili. Spesso, decidono di attaccare con denti o artigli. Anche se abbastanza delicati, sono abbastanza forti e rappresentano una minaccia considerevole quando sono in gran numero. Conservate a 0 gradi Celsius e totalmente a riposo, le entità emergono da SCP-019 ad una velocità di circa un esemplare all'ora. Le seguenti caratteristiche sono note per aver causato le manifestazioni di SCP-019-2. Movimento di SCP-019, minaccia di SCP-019, temperature estreme in entrambe le direzioni, caldo o freddo. Improvviso cambiamento dell'ambiente circostante, in generale. Introduzione di oggetti o organismi all'interno di SCP-019, noto per aver causato una reazione di allegamento. Caratteristiche che forse influenzano le manifestazioni di SCP-019-2. Presenza di vite umane presso SCP-019. Modelli climatici attuali. Individui specifici presso SCP-019. Alcuni individui sembrano influenzare di più la velocità di manifestazione di SCP-019-2 rispetto ad altri. Inoltre, rovesciare o inclinare SCP-019 creerà una reazione come se fosse stato precedentemente riempito di esemplari di SCP-019-2. Anche se chi guarda all'interno di SCP-019 dall'alto si limita a vedere un buco nero. A causa dei ritmi di produzione di SCP-019-2 quando l'oggetto viene disturbato, la misurazione della cavità interna è difficoltosa, ma si sospetta che possa essere differente dalle dimensioni esterne. Le entità di SCP-019-2 sono state rimosse dalla camera di contenimento e mantenute in un recinto rinforzato, provvisto d'acqua e polli vivi come cibo. Gli esemplari hanno emesso vocalizzazioni calme, continue e incomprensibili, simili a lingue antiche elleniche. Anche se non si conosce il perché, gli esemplari non sembrano essere più intelligenti degli animali. L'esemplare vive solo a meno di 48 ore ed una dissezione ha rivelato un'anatomia che consiste in un livello cellulare con una biologia normale, ma con una struttura scheletrico-muscolare estremamente instabile. Altre anomalie notevoli includono un sistema respiratorio instabile,
assenza di tubo digerente e praticamente senza organi interni. Tutti gli altri esemplari catturati hanno seguito modelli simili di comportamento e sono morti. Sembra che i campioni di SCP-019-2 non siano destinati a vivere per un periodo di tempo significativo fuori da SCP-019. L'unità di contenimento è stata leggermente danneggiata in seguito all'esposizione prolungata di un esemplare di SCP-019-2, perso dalla squadra di sorveglianza a causa di una trasparenza parziale. Questo non è stato notato negli SCP-019-2 prima d'ora. Il gruppo di controllo continuerà a riportare ulteriori anomalie. I gruppi di controllo hanno segnalato che alcune entità SCP-019-2 ora sembrano essere significativamente più resistenti all'incenerimento rispetto ad altre. Si ipotizza che sia un meccanismo di difesa da parte di SCP-019. La maggior parte degli SCP-019-2 sono ormai totalmente resistenti agli effetti dell'inceneritore. È consigliato l'utilizzo del bagno d'acido al posto dell'inceneritore. L'evoluzione degli SCP-019-2 è in fase di studio e può essere una prova che gli SCP-019-2 siano senzienti.